si fa presto a dire rivoluzione. Ne abbiamo tutti una in tasca o a portata di mano, basta scegliere. Politica permanente, integralista, giacobina, anarchica, tecnologica, culturale, religiosa, floreale, gentile, radicale, di colore arancione o di velluto, borghese, proletaria, liberale, comunista, copernicana. Quante rivoluzioni ha conosciuto il mondo? Così, in un battito, si rivoluzionano le mode e i costumi, i diritti e i linguaggi, e forse anche le abitudini. Cambiano le cose e tutto torna come prima. Ogni rivoluzione che si rispetti ha avuto le sue idee, c'è chi ha perso la testa e c'è chi ha avuto i suoi problemi nel farsi capire. Poi con il tempo ci rendiamo conto che sono rivoluzionari i gesti quotidiani. Per cambiare il mondo basta volare sull'oceano, trasmettere la propria voce da un continente all'altro, inventare immagini in movimento, aggiustare con le mani un cuore, scoprire nel profondo l'universo. Siamo tutti figli delle stelle e in fondo vorremmo tutti lasciare ai posteri una rivoluzione per ricordo. Ma siamo anche il paese delle rivoluzioni mancate e andiamo avanti tutta verso il nostro passato. Riformare è diventata una parola vuota, così come la politica. Le democrazie non stanno molto bene e questo presente ci fa paura. Ma allora, con quali parole potremmo immaginare noi il domani? Avremmo proprio bisogno di inventare una bella rivoluzione.